Eccoci in diretta in questa gara in Coppa America che vede opporsi quest'oggi la Bolivia contro il Giappone. La Coppa America è finita con la vittoria del Brasile, ma noi al Torneo Sannazzaro siamo ancora qui giocando in questi ultimi sprazzi estivi e il pallone direttamente a Rio. Attenzione, lo slalom di Barone, l'uscita. Il destro, che gol, riesce a sorprendere tutti quanti e soprattutto Guetta. Arriva il gol dell'1-0, il vantaggio della Bolivia. Tiro, la risposta di Guetta, è stata una deviazione. Barone prova il controllo in mezzo ad avversari, viene triplicato. Barone ancora la conclusione, il gol di Barone, trova il pareggio, stavolta senza dedica alle telecamere. Gol dell'1-1. Incredibile! Sul primo palo una risposta prontissima di Guetta. Attenzione. C'ha sul mancino. Il tiro di Barone gela ancora una volta. Vespa, arriva il gol del vantaggio Giappone, ribalta il risultato grazie a Barone. Fa pure rima. Il tiro ancora Guetta, dice no e poi non può nulla sul secondo tentativo che vale l'immediato pareggio da parte degli uomini maglia verde. Arriva il 2-2 alla Bolivia. Com'è il cognome? No, era Scotto, adesso Barone che prova a girarsi, sfiora il palo. Attenzione a tu per tu, non sbaglia. Un regalo di Natale, arriva il nuovo vantaggio e gli uomini in maglia verde, il gol del 3-2. Prova ad andare centralmente il destro, schiaccia troppo, finisce così la preparazione del gioco, il parziale di 3-2 per la Bolivia. Eccoci pronti nella seconda frazione di gioco. Questo Bolivia-Giappone col vantaggio della Bolivia per 3-2. Una partita comunque molto combattuta. Risultato in bilico, vedremo chi avrà la meglio. Tentativo col destro, fuori di un soffio, vicino alla tripletta. No, attaccato. Attenzione, va in porta, calcia con il destro, alto sopra la traversa. Barone prova a partire palla al piede, colpisce il palo. Controllo di Barone, zona tiro, la parata sul primo palo da parte di Vespa. C'è chiuso sul secondo palo, l'appoggio, il salvataggio sulla linea, non basta. L'autogol, arriva il pareggio del Giappone. Com'è il cognome? Sale palla a piedi, attenzione, la progressione ancora. Con un fulmine, va sulla sinistra, lo scambio e tiro! Alto sopra la traversa. C'è la progressione ancora sul destro, sono a tiro, pallone dentro! Salvataggio provvidenziale! Involontario, gli schizza ragazzi, gli ha schizzato sulla mano! E poi sul capovolgimento di fronte il tiro alla rete da parte di Variale. Ah, ci ha schizzato? Tra le polemiche. Non significa niente, adesso è volontario. Non significa niente, che allarga mano. Attenzione, Variale si gira dentro l'area, arriva la rete, ancora lui! Bomber Variale! Non è sazio! Il gol del 5-3, la doppietta personale. Buffone. Attenzione, lo scambio. Che risposta di Guetta. Pallone dentro, ancora Guetta. Clamorosa la risposta e poi arriva la rete. Corce subito le distanze, 5-4. Com'è il cognome? Barone, che parata
di Vespa. Calcio di punizione. Il destro, la rete. Arriva il pareggio. La tripletta di Chiaro. 5 a 5 mentre ci avviamo verso il recupero. Pallone al limite. Che parata di Guetta. Ancora su Scuotto. Scusa, su Chiaro. Che parata di Guetta, clamoroso. Azione, ruba Barone, portiere fuori dai pali, occhio, c'è il compagno vicino, vediamo se la serve, il passaggio, salvataggio incredibile. Calcio di punizione. Va Chiaro con il destro sulla barriera, sarà calcio di rigore dopo il 5 a 5. Calcio di rigore, subito la Bolivia a segno, 1-0. Il gol di Manco, sarà il turno di Gerolamo, adesso. Sì. Va di Gerolamo con sicurezza, il destro anche lui, ma in rete. Fra Licciardi. La rincorsa di Fra Licciardi e Guetta viene battuto. Adesso per il Giappone è il turno di Scotto. Anche lui a segno, 2-2. Chiaro per la Bolivia. Portiere, dai. Agato Magno. Un altro gol. Turno di Barriale. Uomatore della doppietta per il Giappone. Anche lui a segno con brivido. Bravo Paoli. Di Laurenzi per ragazzi Maia Verde. Quarto rigorista. Anche lui spiazza Guetta. Ed è il momento di Barone. Anche lui autore di una grande partita per... ragazzi, maglia bianca. Parte con il mancino la parata. Attenzione. Primo errore dai 11 metri. Bravo Mario. Adesso Guetta chiamato all'impresa. E non riesce per pochissimo. C'è la vittoria della Bolivia con il rigore di Paudice. Capitano, dici due parole al termine di questa partita soffertissima. Una bella partita, molto equilibrata. L'importante è che abbiamo avuto la meglio anche se ai rigori. La squadra ha fondamentalmente giocato bene, quindi orgoglioso di loro. Va benissimo, cosa ti auguri per la prossima gara? Di giocare ancora meglio e vincere anche la prossima. Va benissimo, grazie Paudice, complimenti e buonanotte.